Quindi mo che facciamo, lo so? Facciamo un innesto di una prugna. Prugna. Ma che c'è già un innesto questo? Che c'è già un innesto mi sembra, no? Boh. Facciamo questo qua. Come mo lo tagli? Facciamo questo qua. Ma perché non è buono? No, questo. No che non è buono. Ora, facciamo l'innesto su questa qua. Pronto, lo so? Sì. Che tipo di innesto è questo, lo so? Questo è inglese, è fatto inglese. Quando si fanno gli innesti, sia i coltelli, sia l'attrezzatura, deve essere pulita in modo che non viene inquinata. Perché è come tu fai un'operazione, te l'hai presente quando fai un'operazione? Lo stesso sistema di un'operazione. Batteri non ce ne vogliono. Che ci sono batteri di solito? Sì. Se non viene pulito buono, dove fai l'innesto, possono venire batteri e la pianta si rovina. E perché ci sono questi batteri? È perché tutto. È come una persona umana, lo stesso sistema. Lo stesso l'innesto, quando uno fa un'operazione... Che quanto ne menti tu? Questo ne metto due. Già quest'anno questa qua porterà minimo un paio di frutti. Qual è che sta qua, come ha detto prima, una questo, prugna? Questo è chiamato prugna della California. L'altro giorno dice che uno ci vuole mettere una pera, e sopra una pera ci vuole mettere una... Non mi ricordo che idea. Cioè una specie di pianta totalmente diversa. No, la linfa non attacca. Questo è già uno, vedi? Già messo? Sì. Ecco qua. Ma bisogna sapere pure quando ne devi mettere il taglio perfetto, vedi? È come un taglio chirurgo. Lo stesso sistema, vedi? Ci puoi vedere che c'è mamma? Aspetta un attimo che zoom. Ora c'è un nastro. Nastro speciale. Ecco qua.
l'adesivo è per il nesto. Questo è un nastro vulcanizzato che né batteri e né umidità e né aria deve riuscire a uscire. Vedi qua come funziona, guarda. Quando la metti intorno questa, vedi? Vedi? No, ce la mette pure sopra? Sì. Quindi non ce la mette più a un coso? No, sempre quello bisogna mettere. No, l'altro discorso. No, quello viene messo, capite? Questo qua viene, è chiamato, è vulcanizzato. No, poi, dico quell'altro coso che si mette. No, si mette quello là. Quello è mastice. Per il nesto. Per il nesto. Sarebbe questo qua. Questo mastice speciale esclusivamente per il nesto. Vedi? E questo mastice qua aderisce vicino all'innesto in modo che i batteri non riescono ad entrare dentro. Guarda questa pianta qua, questa è una pianta che ho fatto l'anno scorso. Questa è l'anno scorso, ho fatto questo innesto. Questa è una pera abate di quelle lunghe, che ogni pera va a 250 grammi, riesce a fare come tipo di pera questa qua. Questa già l'anno scorso mi ha fatto come minimo, mi ha fatto 8 pere. Quest'anno qua ce ne saranno 4-5 kg. Quindi ogni 4 pere sono 1 kg. No, questa è la bata, quella che è lunga, non so se l'hai vista, quella lunga che è gialla con la faccia rossa. Vedi? Vedi? Non devo fare. È come un'operazione chirurgo. Prendiamoci la mente pure la parte di sopra. Vedi, pure di sopra possono vedere i batteri, mi capisce? E questa qua blocca tutto questo qua. Poi dopo di questo bisogna fare, si mette questa qua che è come una camera, questo qua è come una, camera termica, in modo che né insetti e né intemperie e né freddo li può collegare. Poi questo si mette, quell'altro sopra si mette per, in modo che se piove, qua se piove l'acqua deve scivolare, non deve bagnare l'innesto. Ma non melo su panno però salvate così può innestare? Okay. Non melo? Melo, sì. Ci sono dei tipi che si possono innestare. E c'è dei tipi no. Ok, completato questo l'innesto. Questa è una prugna normale,
E questa è la prugna California, quelle che si seccano, che vengono dalla California, quelle grandi che si mettono al forno e si seccano.